Sindaco, possiamo dire insomma che è scongiurata questa chiusura del traforo del Gran Sasso. Ci è sembrata fin dall'inizio, possiamo dirle, anche una boutade da parte di Strada dei Parchi. Diciamo scongiurata di sì. Io penso che l'annuncio sia già stato di per sé stesso, il solo annuncio, perché non c'è alcun atto. Un atto di irresponsabilità inaccettabile che ha già penalizzato il nostro territorio. Quindi insomma, chiediamo, torniamo a chiedere ovviamente che insomma, questo è fuori discussione, che si torni indietro rispetto a questo annuncio, ma soprattutto che ci si assuma la responsabilità da parte di un soggetto che è parte del problema di contribuire a risolverlo. Quello che chiediamo quindi è un passo indietro relativamente alla chiusura, ma soprattutto insomma, un contributo per poter definitivamente mettere in sicurezza il sistema del Gran Sasso, perché ecco, non finirà certo questo fine settimana la partita in atto con tutti i soggetti istituzionali interessati, ma in realtà proseguirà perché il vero obiettivo è risolvere definitivamente la questione della messa in sicurezza del sistema del Gran Sasso, che non passa solo attraverso la nomina di un commissario. L'emendamento di cui si sta riflettendo, si sta discutendo al Lei ha tavolo. detto che è un decreto debole comunque. L'emendamento è un emendamento debole, quello su cui si sta ragionando il Ministero, che non è ancora stato formalizzato, presentato ufficialmente agli atti parlamentari, ma è debole per un motivo molto semplice, perché non prevede le risorse. Quindi il commissario è una strada, è un percorso, diciamo così, attuativo che noi non amiamo particolarmente, anche perché l'abbiamo già visto il commissario e abbiamo paura che possa portare una deresponsabilizzazione. Al di là di questo, quello che conta è che ci siano risorse certe, adeguate. Gli studi della regione parlano di 172 milioni di euro per mettere in sicurezza definitivamente l'acqua del Gran Sasso, sul presupposto che l'acqua è il valore da tutelare in assoluto, gli altri sono interessi assolutamente legittimi, qualificati, ma che rispetto al bene acqua devono essere in un certo qual modo condizionati. Dentro questo sistema, ripeto, tutte le istituzioni, le associazioni si stanno muovendo finalmente per cercare di correggere e superare i ritardi di una politica per troppi anni inerte, tutti devono fare dell'oro, insomma, devono mettere quello che possono e che devono, gli atti di responsabilità, in primis Strada dei Parchi, che è comunque un soggetto che utilizza, sfrutta il nostro territorio, che è bene appunto che si metta al sistema per tutelarlo, perché quello che sta succedendo, quello che è successo, e non possiamo più tollerarlo, è un ricatto che sta costruito sulla pelle dei cittadini, che sta producendo una serie di danni che dobbiamo assolutamente evitare. Quindi Strada dei Parchi chiediamo quindi di fare questo passo indietro nell'immediato al governo. Stasera abbiamo un incontro al Ministero che ci dia garanzie sullo stanziamento di risorse adeguate e necessarie per mettere in sicurezza definitivamente il sistema del Gran Sasso e in particolare la nostra acqua.